ben ritrovati a Radio Sparlamento. Questa è la puntata di Radio Sparlamento in trasferta. Infatti siamo a Palazzo Chigi, o meglio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per intervistare il sottosegretario Vincenzo Zoccano, sottosegretario alle disabilità e alla famiglia. Questa è la targa ufficiale di Palazzo Chigi, del sottosegretario, e adesso ci apprestiamo ad andare nel suo ufficio. Vediamo un po'. Eccoci qui, questo è il quartier generale. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Piacere. Benvenuti. Piacere, benvenuti. Grazie. Prego, accomodatevi. Ecco, questo è il quartier generale del sottosegretario. Buonasera. Buonasera, come sta? Buonasera, bene, benvenuta. Grazie di questa ospitalità. Grazie a voi per essere qui, e vi accolgo sempre molto volentieri. La ringrazio. Sottosegretario Zoccano, buonasera e grazie di aver ospitato Radio Sparlamento, noi lo chiamiamo in trasferta, qui nel suo ufficio di Palazzo Chigi. Buonasera, un piacere per me avervi qui. Allora, noi cerchiamo di far conoscere non solo l'aspetto politico, diciamo, dire i nostri rappresentanti politici, ma anche l'aspetto personale, in modo da abbattere un po' le distanze che si sono create tra la politica e i cittadini, quindi veniamo anche incontro a queste esigenze. Allora, lei, se non sbaglio, è nato nel 73 a Ariano Irpino. Esatto. Sposato, sono preparata. Sei preparatissimo. Sposato, con due figli. Sì. E Carlo, lei vive a Trieste? Io vivo a Trieste con la mia famiglia, mia moglie Samantha e i miei figli. Quindi Carlo, adottato triestino? Sì, assolutamente sì, ormai dall'85. Ah, perfetto. E se non sbaglio, lei è stato candidato lo scorso marzo alle politiche all'uninominale di Trieste con il Movimento 5 Stelle. Esattamente, all'uninominale di Trieste, facendo anche un buon risultato. Che ci ha permesso evidentemente anche in virtù di questo essere qui in questo momento, insomma, anche se non eletto, ma come membro tecnico del governo. È stata la sua prima esperienza politica? Beh, diciamo che a questi livelli assolutamente sì, anche perché il Movimento 5 Stelle è un movimento che nasce da relativamente poco tempo e ha dato a molti cittadini appassionati della cosa pubblica e darà ancora molto spazio per poter esercitare questa ed essere servitori dello Stato. Lo scorso giugno è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con deleghe alla disabilità e alla famiglia. Se l'aspettava questa nomina? Beh, è una nomina che fa parte un po' del mio DNA, nel senso che da persona con disabilità, da profondo, dicono almeno, profondo conoscitore della materia, un po' perché la vivo e un po' perché l'ho vissuta come esponente regionale dapprima e nazionale poi del mondo dell'associazionismo delle persone con disabilità, quindi probabilmente se lei mi chiede se me l'aspettavo, sì. Mi aspettavo nell'ambito di queste deleghe. E, ecco, ci racconta qualcosa della sua vita prima di questo impegno politico? La mia vita è stata ricca di gioie e dolori, croci e delizie, nel senso che ho fatto gli studi musicali dapprima al Conservatorio di Trieste, poi ho frequentato studi accademici, mi sono specializzato in musica cinematografica, ho fatto un po' il cantautore, insomma cose che si fanno in gioventù e che mi hanno dato anche molte soddisfazioni, però poi viene il momento di scegliere di cosa fare della propria vita, di come utilizzarla al meglio, come metterla a disposizione degli altri, e mi sono chiesto che cosa ho io di concreto da mettere a disposizione per gli altri, me stesso, quindi le mie caratteristiche, la mia condizione di disabilità può essere sicuramente utilizzata al meglio grazie a una famiglia che mi ha profondamente seguito, grazie alla mia fede, ai miei amici, sono riuscito a accettare questa mia condizione dapprima, poi a superarla e poi il terzo passaggio, quello successivo e finale, è stato quello di metterla a disposizione degli altri
in modo da condividere questa mia condizione e migliorarla e al tempo stesso migliorare quell'altrui. Mi scusi, lei è non vedente, è una condizione che ha avuto dalla nascita o è stato, diciamo, è progredita durante la sua vita? Dunque, io nasco ipovedente, e grazie per questa domanda, tra l'altro, perché mi fa anche specificare la differenza che c'è tra l'essere ipovedente, quindi vedere poco a causa di una patologia al nervo ottico, e dopodiché, contro ogni previsione, questa ipovisione si è trasformata in cecità assoluta verso i 18 anni. E quindi naturalmente ho l'esperienza visiva, il canale visivo, i colori, l'esperienza dei cromatismi, quindi, no? Della prospettiva, delle immagini, quindi ragiono per immagine. Però poi quando ti capitano queste cose, ed è capitato a un tortocollo, perché nel giro di qualche mese passare dalla visione alla non visione. E ti cambia radicalmente la vita, quindi devi cambiare te stesso, le tue abitudini, cambiano le abitudini di chi sta intorno a te. E quindi in qualche maniera ho dovuto riprogrammarmi, riconfigurarmi secondo un concetto totalmente nuovo. E lì hai due possibilità. La via più comoda è quella di mettersela via, di annichilirti, di metterti buono buono, di stare tranquillo e di essere un po' fardello, se vogliamo, di chi ti circonda, per la società. Io ho scelto la seconda, quella forse più difficile, meno confortevole, che però mi ha consentito di fare un'esperienza nuova di me stesso, ed è un'esperienza che mi ha portato quindi ad accettare questa condizione e poi superarla. E quindi a quel punto tutte le abilità residue che ciascuno di noi ha devono per forza emergere, devono venire fuori, devono uscire e quindi ti permettono di essere veramente prima persona e poi dietro la persona c'è la disabilità. Il guaio è che quando la disabilità va davanti alla persona, allora si dà un'immagine di sé anche alla società esterna, chi il problema non lo vive. Che è un'immagine, se vogliamo, falsata, perché la gente vede prima la tua disabilità e poi vede te Possiamo per parlare come di sei. pregiudizi? Certo, da qui poi nasce lo stigma, lo stereotipo, il pregiudizio, il nascondimento, il volersi nascondere o il nascondere la propria condizione. E quindi a quel punto diventa un handicap. Perché l'handicap che cos'è? L'handicap è l'unità di misura che misura lo svantaggio sociale. E in questo senso il termine handicappato ci sta nel momento in cui la persona non, e la società insieme non riescono a far superare, a far accettare, far superare la condizione di disabilità. Quando si supera e si accetta, allora l'handicap non c'è più ed emerge la persona in quanto tale. Lei è il primo membro del governo non vedente e devo dire che questo in un certo senso sdogana un po' anche questa situazione di disabilità e la fa anche conoscere e percepire le persone in maniera diversa. A me sinceramente io ho lavorato 20 anni alla Camera e mi ha stupito vedere tra i banchi del governo un sottosegretario accompagnato da un suo assistente, perché so quant'è difficile ottenere, sembra assurdo per chi non è del lavoro, ottenere una deroga del genere. E lei ci è riuscito. Beh, ci siamo riusciti, devo dire, anche insomma, un po' grazie alla mia caparbietà, ma anche grazie a persone che evidentemente hanno intuito che era effettivamente un superare una condizione che era una barriera dovuta appunto da questa irritualità. Non era mai stato previsto. Il fatto che non sia mai stato previsto non significa che non si possa prevederlo. Quindi è stato anche banale, però una volta che uno si accorge che
basta che l'assistente stia accanto a me, non per avvilire l'aula, ma per arricchirla, perché poi alla fine io ho bisogno di vedere i testi di legge e quelli, tu l'ordine del giorno riesci a vederlo perché io ho il mio PC sempre con me, con i testi digitali, ma in aula può accadere che vengano presentati emendamenti, subemendamenti, tutte le variazioni sono distribuite al governo come a tutta l'aula in forma cartacea. Ecco che ovviamente o c'è una tecnologia in grado di trasferire immediatamente in digitale il contenuto, ma molto spesso è addirittura manoscritto, quindi come fai? Non essendoci quindi il supporto tecnologico, c'è il supporto umano, che se mi permettete forse è anche più bello. Sicuramente. Io ricordo nel 2003 lavorai con l'allora senatrice Rita Levi di Montalcini. Sì. In pochi lo sanno, ma lei all'inizio al Senato ebbe questi la sua stessa problematica, nel senso che lei vedeva pochissimo, poi era più che novantenne, e per molto tempo lei non andò in aula al Senato perché non gli fu permesso, non gli fu concesso di avere delle deroghe. Quindi questo devo dire, a parte gli addetti ai lavori, lo sanno in pochi, anche perché era una senatrice a vita, non frequentava sempre il Parlamento e il Senato, però le posso assicurare che è riuscito in un'impresa che è il primo, non è riuscita nessuno fino adesso. Beh, come dicevo prima, forse noi siamo spesso attaccati, ci attacchiamo al fatto che ciò che è irrituale, che non è mai stato fatto, non può e non deve essere fatto. E invece sono riuscito a convincere la presidenza della Camera, anzi delle Camere, perché la stessa cosa accade al Senato, che questo è un... ovviamente sarebbe stato avrebbe inficiato la mia attività politica, e questo naturalmente va a scapito di cosa? Va a scapito dello Stato, quindi dei cittadini. E quindi se c'è la possibilità di utilizzare mezzi tecnici, informatici o umani che possono supplire a una minorazione, a una condizione, questo è un dovere dello Stato metterlo a disposizione. Parliamo della parte, diciamo, dell'aspetto politico. Quali sono i suoi obiettivi per questa legislatura? Beh, i miei obiettivi innanzitutto sono quelli del contratto di governo. Questo è un governo che, anche questo è stato irrituale, ma no, questo non significa che non si poteva fare, lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Il mio obiettivo primario, naturalmente, nell'ambito dell'attuazione di quelle che sono le linee del contratto di governo, è agire ad ogni livello affinché le persone con disabilità, le loro famiglie, le loro associazioni e lo Stato più in generale si doti di tutti quei meccanismi giuridici, legislativi, quindi normativi più in generale, per poter migliorare la qualità della vita delle persone, perché poi dobbiamo avvicinare lo Stato alla gente, e altrimenti la gente si allontana dallo Stato e quindi si allontana dalla politica, vede lo Stato come un antagonista, un patrigno, come qualcuno da cui difendersi. Invece lo Stato non può e non deve essere qualcuno da cui difendersi, ma qualcuno che ci difende, che ci tutela. E al cittadino è mancato questo in questi anni, secondo me. E quindi il mio obiettivo è proprio quello di riavvicinare la cosa pubblica alla gente, che deve riappropriarsi, che poi è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle, per cui il Movimento 5 Stelle è nato, quello di ridare al cittadino fiducia e di rimettere lo Stato a disposizione del cittadino. Troppo spesso il cittadino è stato troppo a disposizione dello Stato ed è mancata questa interazione, questa bidirezionalità. Invece deve essere lo Stato a disposizione del cittadino e il cittadino a disposizione dello Stato, perché banalmente lo Stato siamo noi. Vabbè, banalmente direi che alla fine poi in una repubblica parlamentare direi che ci sia la verità.
Parliamo di legge di bilancio. L'impegno del governo all'interno della legge di bilancio per le disabilità e la famiglia la soddisfano? Quando si parla di soldi è difficile essere soddisfatti appieno, perché ovviamente le risorse non sono infinite, ma non è vero che non ci sono i soldi. I soldi ci sono, vanno fatte delle scelte di riparto in maniera equa, il più equo possibile e non discriminatorio, però è chiaro che vanno fatte delle scelte di investimenti in questi anni a venire che colmino quel gap che la politica in passato, lo devo dire, ha compiuto nei confronti delle persone con disabilità. Purtroppo è stata fatta una politica a compartimenti stagni e a spot. Ecco la ragione della creazione di questo ministero con queste deleghe, che qualcuno ha criticato come fosse un ghetto. Invece è tutt'altro, nel senso che mettiamo nelle condizioni i ministeri di parlare tra di loro, di parlarsi tra di loro, nell'ambito di politiche evidentemente armonizzate e coordinate. Perché la disabilità è trasversale, non è solo sanità, non è solo lavoro, non è solo istruzione, non è solo infrastrutture, trasporti e mobilità, è tutto questo insieme. È politica estera, è politica interna. Di disabilità bisogna sempre parlare in maniera trasversale, non è mai stato fatto e questo governo si pone l'ambizioso obiettivo di volerlo fare assieme al ministro Fontana e a tutta la compagine di governo. Siamo sicuri che grazie a questa delega trasversale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto sono sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega famiglia e disabilità, e quindi assieme al Ministro stiamo già vedendo i primi risultati, perché riusciamo a parlare trasversalmente con tutta la compagine di governo e con il legislatore, che poi è fondamentale per la connessione, perché poi chi legifera è essenzialmente il Parlamento, insomma. L'iniziativa può averla anche il governo, ma poi chi vota le leggi sono le Camere, quindi è l'organo sovrano. Grazie a Dio lo abbiamo e quindi, insomma, siamo una repubblica parlamentare e quindi è giusto che le leggi vengano fatte in quella sede. Io credo che lo stanno capendo, il messaggio stia passando, grazie anche a voi, grazie anche a questa intervista. Lo voglio dire con franchezza, questo è stato accusato di essere il ministero più povero perché senza portafoglio. Io dico che è il ministero più ricco di tutti, perché può dare indirizzi sulla disabilità, su come spendere meglio i soldi degli altri ministeri che ce li hanno. Che poi il portafoglio bisogna chiarirlo, non è il portafoglio in senso quantitativo, solo quantitativo del denaro, ma è semplicemente anche in senso qualitativo del denaro che il ministero o i ministeri hanno a disposizione. Ma per cosa? Non per la loro autoreferenzialità, ma per attuare le norme ascritte alle loro competenze. Quindi ripartirle in maniera sensata, col buon senso, questa pratica che ultimamente è un po' in disuso, ma che credo dobbiamo coraggiosamente riprendere, perché il buon senso è al di sopra di ogni legge, perché scrivere una legge senza il buon senso non ha senso scriverla. A scriverla male. Certo. Sottosegretario, lei è stato ospite di Radio Sparlamento già un paio di volte e abbiamo parlato e abbiamo approfondito la questione dei caregiver familiari. Sì. Io oggi vorrei spostare un po' l'attenzione sulla disabilità e sulle persone con disabilità. Certo, il mondo delle disabilità è veramente molto vasto, quindi le faccio due domande molto specifiche. Gli anziani, nella nostra società, in questa società, ormai essere anziani è diventata una disabilità. E questo è dovuto molto, devo dire, anche alla poca attenzione che c'è sempre stata per la condizione degli anziani. Ci sono poche strutture dignitose, e anche per i familiari che devono assistere una persona anziana è diventato faticoso. Stare dietro a un genitore che
non può più vivere, diciamo, da solo, ha bisogno di assistenza. E, tra l'altro, l'anziano non è che può guarire, l'anziano va incontro alla morte, e sicuramente in una società democratica andare incontro alla morte, bisogna andare incontro a una morte dignitosa per tutti. Guardi, lei ha parlato di morte dignitosa, anche di vita dignitosa. La dignità penso che sia residua per eccellenza che ogni essere umano sopporta dentro. Ci sono tanti nonni di cui noi dobbiamo avere rispetto, che dobbiamo ringraziare, perché prima c'erano loro e quello che abbiamo è grazie a loro, al loro sacrificio. Quindi io ho ancora una nonna novantenne che tra l'altro caregiver, perché ha assistito mio nonno e anche mio zio che è fortemente disabile, quindi oltre alla mia disabilità ho anche quella d'esempio familiare di caregiving, ed è molto importante oggi per una società democratica, come ha detto correttamente lei, utilizzare tutti gli strumenti che ha a disposizione per rendere dignitosa la vita delle persone, o il residuo di vita, se preferisce, nel caso di una persona molto anziana, che però ha molto da dare e ha dato tanto. E quindi come si fa ad abbandonare queste persone e a lasciare sole le famiglie? Perché poi il carico è tutto sulle famiglie, sia nel caso di persone con disabilità in età produttiva che persone con disabilità in età post-produttiva. Se una persona è anziana e ha una disabilità come esito di una caduta, di una rottura del femore, piuttosto che di una malattia, è comunque una disabilità, va trattata come tale, con le dovute differenze, certo, perché ovviamente un giovane di 30 anni probabilmente avrà una prospettiva di vita molto, molto più lunga, ma è pur sempre vita. Anche se una persona c'ha 10 giorni di vita, un mese, un anno, 2 anni, non si può ragionare in termini temporali. La vita è qualcosa di molto prezioso che lo Stato deve salvaguardare e su cui deve investire, perché credo che i nostri nonni lo meritino. Posso dire che forse è proprio l'ultima tappa della nostra vita, che forse è quella più importante, dove ci forse facciamo una... alla fine la resa dei conti di tutto quello che siamo stati e di quello che abbiamo dato, quindi sono d'accordo con lei che poco è stato fatto per gli anziani e la dignità viene prima di tutto. Cosa può fare veramente questo governo per andare, diciamo, in discontinuità con quello che c'è stato fino adesso per gli anziani? Ma guardi, io credo che la misura per i caregiver familiari sia un primo esempio, perché naturalmente parliamo di caregiver familiare sia per quanto concerne i familiari con disabilità gravissima, giovani, bambini, oserei dire, ma anche adulti e anziani. Quindi una misura che dia soddisfazione, soprattutto investa su queste famiglie lasciate sole, che si prendono cura amorevolmente, è un atto d'amore importante, ma non si può essere prigionieri dell'amore. Quindi bisogna assolutamente dare una prospettiva di vita, delle misure previdenziali in qualche modo. Le stiamo studiando, ci sono 5, anzi 7 sono diventati progetti di legge incardinati in Commissione 11ª del Senato che si stanno discutendo. Io veramente ho fatto appello a tutti i senatori di commissione, e dirò le stesse cose in aula al Senato come alla Camera: su certi temi la politica non può dividersi, ci sono certi temi su cui veramente la politica non può dividersi. Io auspico quindi una ampia condivisione e coesione sulle tante proposte presenti nei 7 progetti di legge, che porti la commissione a licenziare un testo unico che poi prosegua l'iter per dare risposte concrete, perché ad oggi queste famiglie sono lasciate completamente, e dico completamente, da sole, e questo uno Stato di diritto, uno Stato civile come l'Italia
non se lo può veramente permettere, non è dignitoso, non è giusto, non è politicamente corretto, e quindi dare risposte sulla legge, la legge sui caregiver sicuramente sarà un passo fondamentale che questo governo vuole fare. Le faccio l'ultima domanda, e inverte su una disabilità che probabilmente è quella per la quale la società nutre i maggiori pregiudizi, secondo me. Parlo dei malati psichiatrici. Sì. Se ne parla poco e la gente ha paura del malato mentale, a differenza magari di tante altre disabilità che magari non si conoscono ma vengono accettate. Il malato psichiatrico è visto con timore, con paura. E devo dire negli ultimi almeno 10-15 anni non sono state fatte adeguate anche politiche di conoscenza anche da parte dei diversi ministeri. E io me ne sono, devo dire, negli anni scorsi mi sono occupata di questa problematica, e mi ha colpito che alcuni malati psichiatrici, parlo magari di persone che soffrono di epilessia o magari anche di bipolarismo, mi hanno detto: ci sentiamo dei fantasmi, perché in realtà la nostra disabilità non si vede, sembriamo persone normali, e solo che dobbiamo nascondere noi stessi al mondo per non essere vittime dei pregiudizi. Ecco, qui non servono, secondo me, poi alla fine i soldi o il portafoglio, ma serve magari una politica diversa per queste persone. Cosa può fare il suo ministero? Allora, innanzitutto la ringrazio anche per questa domanda, perché la disabilità psichiatrica, come ha detto correttamente lei, forse è quella che ha il maggior stigma in questo periodo storico. Lo ha sempre avuto, ma oggi, insomma, in una società che si definisce colta, il problema è proprio culturale. È chiaro che la disabilità psichiatrica, sulla disabilità psichiatrica passano messaggi che non dovrebbero passare. È chiaro che della disabilità psichiatrica si può avere timore, perché molto spesso c'è l'aggressività, ma l'aggressività troppo spesso è dovuta proprio da quel problema che citava lei, ossia che il disabile psichiatrico si sente due volte vittima. Vittima della sua malattia e vittima della malattia della società, che lo schiva, lo emargina, e quindi emargina la sua famiglia. I drammi delle mamme, dei papà, delle persone con disabilità psichiatrica, io le ho toccate con mano, le tocco con mano ogni giorno, perché da prima presidente della Consulta dei Disabili del Friuli Venezia Giulia, poi da presidente del Forum Italiano sulla Disabilità, le associazioni riportano veramente situazioni drammatiche che spesso sono alimentate proprio dall'inadeguatezza non solo della cura, ma della cura non tanto farmacologica, della cura della persona umana, si ha quasi paura di nominare questa cosa misteriosa che si chiama amore. Però è di questo che si tratta, perché poi alla fine queste persone, quando vengono considerate adeguatamente, quando vengono vissute bene e non vissute male, vivono anche meglio la loro condizione, la accettano meglio, le famiglie la accettano meglio. Va fatta una riflessione molto 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 approfondita. Non sarà facile, però credo che sia d'obbligo da questo ministero. Partirà sicuramente una linea di indirizzo non solo sanitaria ma anche sociosanitaria verso queste persone, che devono, anche loro hanno l'abilità residua per eccellenza, cioè la dignità, e quindi è su questo che noi dobbiamo far leva, sulla cultura della dignità. Dopodiché la cura farmacologica spetta alla psichiatria. La diagnosi spetta alla neuropsichiatria, e la presa in carico spetta ai servizi sociali, il lavoro spetta al lavoro, però tutti insieme dobbiamo metterci d'accordo per riabilitare questa
questa disabilità che è troppo, troppo spesso malvissuta, legata a stereotipi del passato, la possessione diabolica, sappiamo insomma la cultura, l'evoluzione, come siamo arrivati antropologicamente a questo punto. E purtroppo il disabile psichiatrico è sempre colui che non conosciamo e che non vogliamo conoscere. E la non conoscenza è la prima disabilità che dobbiamo curare, ma è una disabilità della società. Quindi la cultura della non conoscenza, e non parlo solo di psichiatria, parlo in generale, è la prima cultura da combattere. Tra l'altro queste persone spesso subiscono delle cure salvavita a vita, quindi certo, che sono anche molto, molto invalidanti, quindi veramente c'è una doppia vita, la vita personale e la vita pubblica, che spesso non riescono poi a convivere insieme. Le famiglie vanno aiutate a venire fuori, a uscire, a scoprirsi e a scoprire, però questo è un aiuto che deve dare, dobbiamo metterci a loro disposizione, ascoltarli, capirli, comprenderli e cercare di aiutarli in tutti gli ambiti della vita, non solo in quelle sanitarie. Il disabile psichiatrico non è solo malato, non è solo una malattia, è una condizione. Poi l'esito è come quando uno perde l'uso sensoriale della vista o dell'udito, piuttosto che motorio degli arti superiori o inferiori. E una volta che è fatta la cosiddetta frittata, bisogna però adesso valorizzare quello che ancora c'è di buono, cioè le abilità residue, dignità per prima e poi tutte le altre, perché poi scopriamo, chissà come mai, che facendo del bene a queste persone, riusciamo sicuramente a riqualificarle, loro si sentono accettate, e quindi anche la cura sanitaria, farmacologica o sociale che sia, è molto più semplice, perché loro si sentono riabilitati e facenti parte di questa società. Possiamo dire abbattere la vergogna che spesso queste persone sentono. Guardi, la vergogna deriva dall'ignoranza, e l'ignoranza in senso proprio etimologico del termine, cioè il deficit di conoscenza porta inevitabilmente alla paura, a compiere atti che magari non vorremmo neanche compiere. Però quanti di noi vedono magari una persona con disabilità psichiatrica per strada e cambiano marciapiede perché non vogliono neanche incrociare il loro sguardo? E questo fa parte della malattia, della disabilità della nostra società che dobbiamo curare. Sottosegretario, io la ringrazio, le farei ancora tante domande, ma mi fanno cenno di esaurire il tempo. La regia è inclemente. La regia è sempre inclemente. Io la ringrazio molto e le auguro veramente buon lavoro e tanta fortuna per questo compito molto importante e molto delicato. Ringrazio voi per tutto, grazie, buon lavoro.